pallavolo, inno di Maneli. L'inno, adesso iniziamo con i discorsi del presidente nazionale della WISP. Tutti loro, quindi tutte le squadre devono aspettare una parte dei genitori seduti sugli spalti di destra, gli stessi applausi e gli stessi presenti nel palazzo. Ok, facciamo veloce, ve l'ho promesso. Allora, quest'anno un'altra parte di genitori nel settore di sinistra, pochini di qua ma molti dall'altra parte. Ora io non so se qualcuno, c'è chi c'era l'anno scorso qui alle premiazioni, bravo, vi ricordate di me? Avete visto? Trovate qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso? Ha fatto la maglia? Bravo, ho gli occhiali, l'anno scorso non li portavo questi. Questo secondo voi che segno è? Bravo. Quindi mentre noi, cioè gli uomini, invecchiano, la WISP che ha 70 anni non invecchia, non ha bisogno di occhiali. Questa è la forza di una grande associazione, questa è una grande associazione grazie a voi, che giocate e fate sport e crescete all'interno di questa organizzazione. Presidenti, no, mai più! Leghe, mai più! Tutto lo staff che sta preparando la premiazione. Tre minuti, lo diceva Fabrizio, sulla maglietta di quest'anno avete un logo sulla parte sinistra, 70 anni per il futuro. La prima cosa che voglio dire è esattamente questo. Un'associazione come la nostra nasce nel 48 e nasce
per garantire a tutti noi, e ci metto dentro anch'io che ho giocato anche nella WISP a pallavolo tra l'altro, per garantire ad ognuno il diritto a praticare lo sport, il diritto di giocare, anche se non è campione, anche se magari non ha mai vinto giocando. Perché nei 70 anni della sua storia la WISP, come diciamo spesso alle istituzioni, alle reti sociali, alle altre associazioni, ha garantito pari dignità a ognuno di voi, a ognuno di noi, mettendo una medaglia, lo diceva Fabrizio, verranno premiati tutti e tutti hanno il diritto di sentirsi partecipi in un momento. Noi abbiamo messo la medaglia al collo di tutti, di non fare la parte sentire campioni, perché per noi vincere vuol dire garantire dignità. La seconda cosa è questa. È evidente che la pratica sportiva, e per la WISP lo è ancora di più, è fatta oltre che... Vi salutiamo dalla diretta della premiazione del Palazzetto dello Sport di Rimini. Alla prossima!